Salve, siamo qui con Giovanna Chifferle, psicoterapeuta in analisi transazionale, psicologia integrata e relazionale. Buongiorno Giovanna, grazie per essere qui per parlare oggi di un libro, Genitori in quattro mosse. Potresti darci una breve panoramica di ciò che affronti in questo libro? Qual è l'obiettivo principale del Focus libro? principale è voluto essere quello di permettere ai genitori di scoprire che c'è una possibilità di gestire la relazione attraverso quello che io poi ho individuato come quattro mosse, che veramente sono uno strumento eccellente nella gestione della relazione e dei conflitti Nel relazionali. libro parli di quattro mosse fondamentali per l'educazione dei figli. Quali sono? Queste quattro mosse facilitano tantissimo la relazione con i figli e io suggerisco, questo è il focus del libro, che vengano veramente internalizzate e poi praticate. So, queste quattro mosse sono sostegno, guida, orientamento e contenimento, che vanno ovviamente approfondite. Molto bene, hai Nella accennato ai bisogni esistenziali del bambino e potresti parlarci di quali sono questi bisogni e perché sono così cruciali per lo sviluppo sano del bambino? Certo, anche questo è frutto di uno studio attento, bisogni esistenziali si sono studiati in tanti modi, prendiamo come riferimento Maslow, per esempio, la piramide di Maslow, però in questo caso, proprio seguendo la parola, etimologicamente parlando di esistenziale, è veramente qualcosa che è fondamentale per l'esistenza, per permettere proprio di esistere, di esserci appieno. Con il proprio essere autentico e con tutta la propria potenza. E questi sono sei bisogni esistenziali. Il primo è il riconoscimento, che risponde molto alla mossa del sostegno. Il riconoscimento è proprio dare il permesso di esistere. E anche questo merita un grande approfondimento, perché da lì parte tutto un processo fondamentale per quanto riguarda l'esistenza intera dell'essere umano. E riconoscimento, poi l'identità, riconoscimento è il permesso di esistere, l'identità è il permesso di esistere come si è, bianco, nero, buono, cattivo, alto, basso, della propria scelta sessuale, eccetera, eccetera. È un permesso fondamentale ed è anche un bisogno che è importante che si studi per poter trovare la persona il diritto e la gioia di essere ciò che è appieno e poter far emergere tutto ciò che è nel suo essere più potente e autentico. Il terzo bisogno è bisogno di affermazione che permette di scoprire la misura di sé, cosa siamo in grado di fare e di scoprire per ottimizzare le nostre risorse. Molto spesso facendo, per cui dà una misura di sé, che è l'autostima, la stima e misura di sé, autostima. E questo è il bisogno di affermazione. Il quarto bisogno è il bisogno di appartenenza. Tutti noi abbiamo il grande desiderio, il grande bisogno di appartenere a una famiglia, appartenere a un livello sociale, appartenere a un gruppo. Per il bisogno di appartenenza, molti ragazzi, molti adolescenti, ma anche bambini hanno gravi ansie, gravi problemi all'idea di non poter essere incluso, accettato nel gruppo, sia della scuola che il gruppo sportivo. Negli adulti troviamo che c'è sempre il desiderio di appartenere a una classe superiore o comunque di essere, parte di qualcosa, di qualcuno che dà loro il senso proprio della propria esistenza. Il quinto bisogno è il bisogno di intimità, cioè lo scambio autentico. L'intimità non si tratta solo di intimità sessuale, ma di scambio autentico delle proprie idee, dei propri pensieri e dei propri bisogni. Spesso l'individuo ha difficoltà a raccontare, a confessare quelle che sono le proprie debolezze, le proprie paure, i propri malesseri, per cui spesso cela e noi diciamo che c'è la bugia. In realtà la bugia è molto basata sulla paura di far vedere ciò che la persona, per esempio, non approva di se stesso.
E dunque la possibilità di essere autentico nel rapporto con l'altro dà fiducia, affidabilità, gioia nello scambio e veramente entusiasmo nel fare le cose insieme, di appartenere, di cooperare, di essere con l'altro, che può essere individuale, gruppo e comunque una comunità anche internazionale, poter pensare di essere accolte in un paese straniero, per esempio. E il sesto bisogno è un bisogno di trascendenza su cui ho dedicato molto perché è un bisogno intrinseco profondo dell'anima dell'uomo di lasciare la sua impronta, cioè cosa si dirà di me, cosa avrò lasciato e cosa rimarrà di me, proprio lo spirito, l'essenza della vita della persona. In questo faccio un riferimento particolare a un lavoro che ho fatto su Van Gogh, molto interessante, di cui parlerò in una probabile conferenza, perché è proprio l'emblema di questo bisogno di trascendenza. È l'unico modo di rimanere vivi nella mente, nel cuore di chi ci circonda e anche nella storia, perché quando parliamo di grandi uomini nella storia, da Gesù Cristo a grandi uomini politici, rimane loro lo spirito della loro esistenza, l'impronta che hanno lasciato, che ci insegna e ci ispira nella ricerca dei nostri valori. E allora mi chiedo, ma noi come genitori siamo stati anche noi bambini, e quindi se qualcuno di questi bisogni è stato tradito dai nostri genitori, come tutto questo si può riflettere poi in maniera negativa sui figli? Basta pensare a quanto noi abbiamo avuto disagi, sofferenze, dolori, traumi quando non ci sentivamo accolti, accettati, compresi, non per una precisa volontà del genitore di recare danno. Questo, diciamo, è molto raro e anche nei casi rari in cui il genitore reca un danno vero e proprio a un figlio, come buttare un figlio in un cassonetto, per esempio. Dietro a questi comportamenti c'è sempre quello che io chiamo l'invisibile dietro al visibile, cioè quali bisogni esistenziali a sua volta sono stati negati nel genitore, quali sofferenze, quali traumi hanno portato a questo atto così criminoso, così a danno del proprio figlio, che può partire anche molto prima. Certamente nella relazione con le figure genitoriali, che non sono solo padre e madre, sono anche i maestri, per esempio, i nonni o altre figure di riferimento con cui il bambino è cresciuto, l'azione e il comportamento di queste figure di riferimento sono determinanti nella vita del bambino prima e dell'adulto dopo. Pensiamo, per esempio, un caso, adesso mi viene così per dire quanto può essere veramente, permettetemi tra virgolette, atroce il comportamento di una figura genitoriale. Io ho avuto pazienti che hanno riferito traumi profondi su cui abbiamo lavorato, per esempio per un maestro che faceva mangiare il vomito al bambino quando il bambino ha vomitato. Cioè, voglio dire, sono traumi talmente intensi e profondi che cambiano proprio la visione di se stessi, l'autostima, la possibilità di credere di valere, il dolore esistenziale, la rabbia, la paura e la tristezza che rimane nell'animo. Sono veramente segni indelebili, per cui una buona genitorizzazione è veramente fondamentale. Noi genitori possiamo anche imparare dai figli? I genitori molto spesso non solo imparano dai figli, però c'è una cosa che voglio dire a proposito. Pensiamoci, e pensaci anche tu, Osvaldo, nella crescita dei bambini, dei tuoi figli, quante volte ti sei ritrovato, per esempio, a rivivere un problema, un trauma, un conflitto del bambino, ricordando come lo avevi vissuto tu alla stessa età? C'è un fenomeno di risonanza e poi c'è anche un fenomeno di opportunità che si ripropone nella vita del genitore di chiudere le gestalt, si dice in termini tecnici, cioè chiudere dei traumi che sono rimasti aperti e dei valori infranti, e questo richiede un capitolo a parte, questo concetto, che sono rimasti appunto aperti perché non abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità, l'orientamento, il sostegno, appunto, ecco i vari
le varie mosse di cui parliamo per poter gestire adeguatamente. Per cui quello rimane aperto, i nostri figli con la loro sofferenza, che è in risonanza con la sofferenza del genitore alla stessa età, è qualcosa di molto interessante. Hanno l'opportunità, una nuova opportunità di chiudere quelle gestalt, di chiudere quello che è rimasto aperto. Però questo richiede ovviamente a sua volta un po' di sostegno da parte del genitore, perché spesso non si legge l'invisibile dietro il visibile, cioè non si capisce, non si può, perché bisogna avere anche un po' di formazione, anche un po' di sostegno, di guida, per cui non, senza critiche, senza giudizi, offriamo la possibilità al genitore di rendersi conto che può chiudere lui stesso delle dinamiche che sono rimaste aperte, che sono alla base dei propri conflitti e sofferenze, grazie a quello che gli ripropone il figlio inconsapevolmente. In questo senso il figlio è un maestro. Eh sì. Ma, tra l'altro ci sono proprio le catene familiari, no? E Si chiama la nelle catena causale, poi ne causale, sì, parliamo. nelle costellazioni familiari si lavora Assolutamente, su si questo. riemerge tutto perché c'è una memoria quantica atemporo-spaziale, cioè fuori dal tempo e dello spazio, che è una base della fisica quantistica. Molto bene, interessantissimo. Quindi questo libro, dunque mi dicevi che tu fai anche dei seminari su questo Assolutamente argomento. sì, a cui tengo tanto perché l'affiancamento del genitore, ma non solo del genitore, perché in questi seminari io mi rivolgo anche alla persona comune, di qualunque età, per cui un riferimento trasversale di formazione per ritrovare se stesso, per avere strumenti, per riparare alcune cose. Poi certamente ciò che è più profondo magari richiede un affiancamento anche psicoterapeutico o con un operatore esperto che io suggerisco quando facendo una buona scelta anche di operatori, perché questo è fondamentale. Però è fondamentale pensare che c'è sempre la possibilità di prendersi cura delle proprie sofferenze, a qualunque età, da piccoli, adolescenti, adulti, e anche persone anziane. Io ho avuto un caso di un paziente giornalista che a 60 anni ha voluto iniziare la sua terapia e mi chiamava la sua levatrice. Dice: tu costantemente mi porti alla luce, mi dai alla luce. Mi adorava perché ha risolto un problema annoso con suo padre, con il quale non aveva più parlato dopo che era morta la mamma e il papà si era risposato e non gliel'aveva mai perdonata. Ma è stato un caso meraviglioso perché poi Luigi purtroppo non c'è più. Un giornalista di una intelligenza, sensibilità, veramente mi ha dato proprio una formazione personale meravigliosa, perché noi psicoterapeuti o operatori ci arricchiamo grazie alla persona che assistiamo, perché ogni persona ci permette di sperimentare emozioni, sentimenti che altrimenti non potremmo sperimentare, per cui è la scoperta infinita anche di noi stessi, del nostro essere, della nostra gioia, per cui la formazione per me è meravigliosa e fondamentale. Grazie, molto molto interessante. Avremo modo di rivederci su questo blog. Grazie Giovanna. Grazie a te dell'opportunità, mi farebbe tanto piacere poter far arrivare a molte persone questa, la speranza sempre di poter avere opportunità di tirar fuori le proprie risorse, il meglio di sé che sta nell'essere autentico. Studi recenti, mi permetto di aggiungere questo, stanno scoprendo che il cuore è il centro dell'essere autentico e che ha 40.000 neuriti che hanno delle funzioni spettacolari, molto più elevate di quella del cervello.